piacere della vacanza per noi che ci occupiamo di turismo è un concetto estremamente concreto e diciamo con cui siamo abituati a confrontarci quotidianamente. Questa volta in realtà l'obiettivo è ancora un po' più ambizioso, e cioè vogliamo cercare di capire da un punto di vista scientifico, quindi misurando con dei dispositivi innovativi, quali sono le situazioni in cui per i nostri clienti ci sono le migliori situazioni di piacevolezza, in cui si emozionano di più. Abbiamo deciso di farlo in Madagascar perché il Madagascar per il gruppo Alpitour è una destinazione estremamente importante, ma anche molto paradigmatica per la presenza dell'intera filiera delle proprie divisioni. Quindi ci consente di fare queste misurazioni e di mappare la piacevolezza dell'esperienza dei clienti, potendo ricavare dei dati che sono estremamente importanti per continuare a migliorare l'esperienza di vacanza dei nostri clienti. La sfida tecnica che oggi abbiamo accettato è quella di utilizzare tutti gli strumenti tipici e propri delle neuroscienze applicate della biometria per comprendere in che modo viviamo le nostre emozioni. Questo in particolar modo viene applicato a quella che è l'esperienza della vacanza. È il primo vero tentativo di un gruppo di riuscire a creare un collegamento tra quello che è l'esperienza dal velivolo fino a quella che è l'esperienza all'interno di un villaggio. Timus oggi è qui in Madagascar per un progetto pilota estremamente innovativo per il gruppo Alpitour. La domanda di fondo è: possiamo misurare il piacere di un'esperienza in vacanza dal momento in cui il passeggero cliente mette piede su un nuovo Dreamliner al momento in cui arriva in queste splendide strutture in Madagascar e vive esperienze di vario tipo? Lo scopo è quello di aprire un filone assolutamente innovativo, assolutamente senza precedenti, e che è l'utilizzo della neuroscienza e della biometria applicate per il turismo e il leisure. Tra gli altri strumenti che utilizziamo in sincronia con l'elettroencefalogramma è un eye tracker, attraverso il quale monitoriamo quella che è la distribuzione dell'attenzione visiva. Lo facciamo sostanzialmente misurando quelli che sono i movimenti oculari e quelli che sono identificando quelle che sono le aree di saturazione dell'attenzione, quindi sostanzialmente quelle che sono state le aree di puro interesse della persona.